E proseguiamo il nostro cammino in questa campagna elettorale, sentendo i candidati alla carica di sindaco. Oggi è la volta di Raffaele Pesce. Buongiorno innanzitutto. Allora, come procede? Siamo alla scadenza imminente della presentazione delle liste. Quali sono le novità di questi ultimi giorni? Buongiorno Vito, buongiorno alle telespettatrici e ai telespettatori tutti. Le novità per noi sono le solite degli ultimi 5 mesi. Noi non ci siamo discostati nemmeno un giorno dalla nostra linea. Abbiamo chiuso tutta la parte burocratica per quanto riguarda il deposito delle liste, che avverrà il 13 e 14. Le novità, che posso dire, sono il riscontro quotidiano che ritrovo per strada di tante persone che mi avvicinano, di tante persone che mi chiamano e che sono contente che ci sia un'alternativa valida di persone volenterose e competenti che si sono messi in discussione per la rinascita di Agropoli. Questo sì, persone che neppure conosco, che ne conosco soltanto di vista, che quando cammino per le strade di Agropoli, come faccio sempre, non solo in campagna elettorale, perché sono un camminatore, soprattutto mattiniero, devo dire che c'è una bella risposta, soprattutto negli ultimi giorni. Ma tra l'altro, allora, la decisione di presentare le due liste che correranno appunto per supportarti, ma rispetto anche alla scelta fatta da altri candidati, tu hai voluto mettere insieme delle esperienze. Infatti, il messaggio è quello là di votare al di là della preferenza data ai singoli consiglieri, è importante votare per il candidato sindaco e per la lista, una delle due liste, per rafforzare Certo, un po' la tua candidatura. è importantissimo dare la possibilità a questo raggruppamento di portare il candidato sindaco e tutto il raggruppamento ovviamente al ballottaggio. Quindi il voto a sindaco è fondamentale. L'unico sindaco, l'unico candidato sindaco che non esce da 15 anni di amministrazione in un modo o nell'altro, come gli altri invece, chi più e chi meno, con diversi incarichi hanno avuto l'amministrazione del paese negli ultimi anni. Quindi noi facciamo un appello a tanti amici pure che sono, non dico costretti, ma si vedono, sono convinti, diciamo, anche da forze esterne a votare amici, parenti delle altre liste, a passarsi la mano sulla coscienza e dare una possibilità ad un'alternativa certa e valida che ha mostrato un'unica via per anni. Io stamattina ho postato degli articoli di giornale del 2020 che annunciavano la mia propensione a questa avventura, spinto da tanti amici. Stiamo parlando di maggio 2020. Certo, noi siamo stati bloccati dal Covid, ma anche durante il periodo Covid ci siamo impegnati su temi civici come la petizione, la raccolta firme insieme ad altre forze politiche e civiche per la Posidonia che depositammo al comune, degrado dei parchi giochi varie, dei parchi cittadini, chiamiamoli, è un eufemismo ovviamente chiamarli parchi, e ancora sul vallone, tutti articoli di giornale che sono inconfutabili, sono oggettivamente riprendono quella che è stata la nostra posizione nonostante la pandemia che ha bloccato i rapporti sociali, i rapporti umani. Siamo partiti come Comitato Civico Il Faro, poi siamo diventati Movimento Civico Liberi e Forti e non ci siamo mai fermati, nemmeno il Covid ci ha fermato, come in questi giorni non ci ha fermato nemmeno la pioggia. Sono contento perché tanti ragazzi mi stanno dando una mano e come una volta era nelle sezioni di partito. Noi come Liberi e Forti e con le due liste collegate siamo una sezione, ma una sezione vera con dei valori. Il valore principale è l'appartenenza al paese, è la ricerca di essere comunità. Noi stiamo diventando un gruppo coeso e quindi una piccola comunità e vuole allargare questo spirito di appartenenza, di solidarietà,
e di, anche di fratellanza, sembrano termini ormai del passato, ma sono fondamentali per, come libertà e giustizia sociale, la vogliono trasmettere alla cittadinanza tutta. E io spero che la cittadinanza premi questi ragazzi e questi giovani, questi adulti e questi anziani che si sono voluti si sono voluti mettere in discussione e metterci la faccia, e mi hanno dato attestati di stima per i quali io sono doverosamente spinto sempre con più forza ad andare avanti. Bene, allora dicevamo, la presentazione delle liste vedrà le due liste a sostegno della tua candidatura, Liberi e Forti e Libertà e Partecipazione, e poi ci sarà questo avvio ufficiale della campagna elettorale. Allora noi avremo naturalmente occasione per ritornare, per toccare diversi punti del programma e per capire anche le caratteristiche che all'interno delle liste i candidati potranno portare come contributo proprio alla discussione civica e politica. Allora, grazie a Raffaele Pesce e quindi ci diamo appuntamento nei prossimi giorni. Grazie a te, grazie alla redazione, un saluto a tutti gli agropolesi liberi e forti. Grazie.